Sono stato, come ricordate, 2 settimane fa, in occasione del seminario OCSE, in quel caso avevo incontrato i presidi e abbiamo avviato un percorso e ci eravamo proposti di venire entro 2 settimane, anche in coincidenza dell'anniversario. Questo è certamente un momento molto doloroso, soprattutto ripensando ai 55 ragazzi che sono stati, che sono morti durante il terremoto. Però credo che dall'università e dalle scuole possa rinascere la città. E nonostante le grandi difficoltà, la scuola in questo momento è certamente il riferimento principale per la città, per i ragazzi. Quindi credo che una maggiore attenzione a questo debba essere ancora data. Io credo che adesso sia necessario definire un progetto complessivo. Gli interventi, i piccoli interventi sono certamente estremamente utili in una fase iniziale, ma è necessario dare una strategia completa. Allora, voi lo sapete, noi adesso abbiamo lanciato questo progetto sul tema delle città intelligenti, pensando che L'Aquila possa diventare un esempio di una città intelligente ricostruita come tale. E sono certo che questo può essere l'inizio di questa strategia complessiva. Da questo potremmo avere risorse per la ricerca in settori diversi, non solo tecnologici, ma anche partendo dall'elemento sociale, dalla necessità che ci sia un'attenzione alla domanda del cittadino nel momento in cui si ricostruisce una città. E credo che questo possa essere un primo momento. Il secondo è certamente il Gran Sasso Institute, che come sapete è stato approvato e adesso nei prossimissimi giorni individuerò il comitato, si chiama ordinatore, con le 5 persone per avere il progetto di fattibilità prima dell'estate. Quindi insomma, io credo che dobbiamo definire una strategia in termini di tempi e di modi, in modo tale che la vita all'Aquila possa riprendere in una forma non ancora normale. Ma sto pensando a persone che abbiano un'esperienza su tematiche di questo genere, che abbiano quindi possono portare sulla città e su questo territorio esperienze precedenti, naturalmente devono essere anche strettamente connesse al territorio, quindi sto pensando ad un mix tra persone di esperienze esterne e persone invece collegate al territorio. L'idea è che nei progetti per la città dell'Aquila ci sia un forte coinvolgimento naturalmente dei laureati di questo territorio, ma può essere anche un cantiere veramente speciale per gli studenti nella fase della loro formazione. Io credo che ci voglia un coinvolgimento forte dei ragazzi di questo territorio, perché debbono costruire il loro futuro ricostruendo la loro città. Dopo essere stati dentro la prefettura si capisce bene cosa è stato il terremoto dell'Aquila? Sì, in realtà io avevo già idea del grandissimo problema che c'è. Quello che appare è che c'è stato un intervento iniziale estremamente efficace, no? Però purtroppo poi negli anni successivi il tutto si è bloccato. Adesso io credo che bisogna fare un programma nei modi e nei tempi per fare un intervento che dia una risposta al territorio, alle persone. Credo che ci voglia una programmazione pluriennale alla fronte del quale è necessario poi investire le risorse necessarie. Nella sua prima visita qui all'Aquila ha ricevuto il grido d'allarme, servono 100 docenti per l'Abruzzo, 60 per l'Aquila, una prima quota fatta. Si può andare incontro a queste esigenze in qualche modo? Ci stiamo lavorando con la dottoressa Stellacci per fare un piano in modo tale da dare una risposta concreta alle scuole, naturalmente ai bambini, alle famiglie. Il direttore generale Boda andrà via dopo 9 mesi di lavoro. Che figura ha in mente di nominare per sostituirla? La prima cosa è che il direttore Boda continuerà ad avere una presenza sull'Aquila per dare una continuità, anche per la sua grande esperienza, la sua grande umanità e il rapporto col territorio. Insieme al direttore Boda e alle autorità locali andremo a individuare una persona
che possa gestire direttamente sul territorio, che sia la più adatta per dare una continuità a quanto è stato fatto da Giovanna Boda in questi anni. Serve un giovane oppure una persona più esperta? Beh, io credo che dovremo trovare una soluzione che dia il miglior risultato. Nel caso di Giovanna, una ragazza giovane, credo che abbia dimostrato che anche un giovane che non ha una grande esperienza può dare una risposta molto positiva al territorio. Certo. Oggi c'è il vertice dei ministri economici, lo scenario è quello di una crisi tutt'altro che finita, insomma. Sì, purtroppo la situazione internazionale in questi ultimi giorni è peggiorata, la situazione della Spagna è una situazione più complessa di quello che non fosse un mese fa. È chiaro che il peso della Spagna è un peso all'interno dell'Europa importante. Io credo che per tutto il 2012 la situazione sarà complessa e quindi il paese nostro dovrà strutturarsi per essere pronto, speriamo, per il 2013. Certo. Ultima cosa, proprio a proposito del 2013, il Premier Monti ha detto che il suo sarà più sereno, quindi magari non con Manzini da Premier. È possibile pensare a uno dei suoi ministri candidato di un esecutivo nuovamente tecnico? Beh, noi siamo ministri che ciascuno di noi ha un proprio lavoro, una propria attività. Siamo stati chiamati in questo momento eccezionale per dare un contributo al nostro paese. Questa è la nostra missione in questo momento e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. E poi si vedrà. Adesso dobbiamo cercare di lavorare duramente e cercare di dare un contributo al nostro paese in questo momento così complicato.